Benvenuti nell'aggiornamento 3.1 di Battlefield 2042. La scorsa settimana abbiamo reso disponibile l'aggiornamento numero 3, che includeva un ampio vantaggio di modifiche prima all'esperienza di gioco. E fili, ok, infatti l'aggiornamento è stato molto bello quello di settimana scorsa. In questo aggiornamento miglioreranno le regolazioni dei colpi delle pallottole, modificamento e bilanciamento per la dispersione dei proiettili in culo, ulteriore modifica di bilanciamento del cannone a 30 mm, 40 e 57 mm, che il 57 mm ce l'ha solamente il Wildcat. Correzione bug, fluidità, eccetera, eccetera. Insomma, andiamo a vedere. Aggiornamento, appunto, 0.3.1. Correzione, modifica, miglioramenti. Generale, ora i giocatori che non sono leader del gruppo possono annullare mentre aspettano in coda. Questa cosa è utile quando magari il caposquadra se ne va in bagno. Xbox, ora è possibile attivare e disattivare il crossplay al menu di opzioni. Ecco, questa cosa qua me l'hanno scritta in tanti. Perché cavolo su Xbox non si può disattivare il crossplay fino a oggi? Ora le impostazioni di ordinamento verranno ricordate correttamente quando si ricarica il browser di un server Battlefield Portal. Ok. Risolto un problema per cui a volte, dopo essersi uniti al server, le attrezzature risultavano vuote nella schermata di rientro e impedivano così l'accesso alle armi. Grazie, c'era sin dalla beta sto cazzo di problema. Adesso sono arrivati a vederlo, cioè dopo 7 mesi. Oh ragazzi, ma lo sapete che c'è un problema in cui non potete selezionare gadget, armi e robe così? Grazie DICE. Sono stati apportati dei miglioramenti affinché la mia mira assistita sia più affidabile durante le sessioni del gioco su console. Hanno sistemato la mira assistita, perfetto. Portata utile, la salute complessiva del ranger sono state ridotte. Oh, allora, il ranger aveva due problemi. Il fatto che ti vedeva da lontano, cioè ieri mi è capitato, io sul tetto del palazzo di Orbital c'era un ranger che mi sparava dal razzo. Pensavo fosse un cecchino io. Sono stato lì mezz'ora a capire dov'è sto cecchino, era un ranger. Il fatto che poi gli hanno abbassato la salute, sinceramente, con un RPG il ranger lo tiravi giù. Se lo rendono troppo debole a livello di salute, roba così, potrebbe diventare inutile, no? Cioè, potrebbe diventare una roba che, cioè, lo chiami, te lo seccano in 2 secondi. Una volta che l'update sarà uscito, vediamo quanto è cambiato effettivamente la salute del ranger. Audio. Apportate varie modifiche all'esperienza audio complessiva per migliorare chiarezza, distanza e percezione direzionale del suono. Ok, forse finalmente non sentirò più i passi da uno. Oddio, ce n'ho vicinissimo uno! Ed è a 7 km, cioè ancora deve spawnare. Ancora sta decidendo la classe nel menu e io già lo sento, perché alla fine l'audio del gioco è veramente spettacolare, però ogni tanto è sin troppo. Risolto un problema per cui i soldati non sempre producevano certi passi al chiuso. Questo come bug me ne sono accorto soprattutto su, come si chiama, Rinascita, dentro i laboratori. Armi, rimosso il rimbalzo del lanciagranate sotto canna quando si spara a breve distanza. Ora le granate antiuomo da 40 mm danneggiano correttamente i veicoli. Correzione di alcune armi che mostravano un conteggio delle munizioni errato con specifiche che caricatori. Oh, forse hanno fissato il VCAR che dovrebbe avere 40 colpi, in verità gliene mettono solamente 30, finalmente. Animazione del caricatore dei fucili di otturatore scorrevole DXR e NTV rallentata di 0,2 secondi. E dov'è la risoluzione del bug del DXR che non carica? Regolati i valori di dispersione per gran parte delle armi, cosa che riduce più rapidamente la dispersione dei colpi quando si spara con un tocco o durante brevi raffiche. Oh, bella sta cosa. Praticamente, per chi non ha giocato i vecchi capitoli di Battlefield, stiamo tornando piano piano allo shooting vero e proprio di Battlefield 3 / Battlefield 4. Veniva chiamata Tap Fire. Come consisteva? Se tu spari in full automatico, la dispersione dei colpi, che è una rosa che piano piano si amplia, si allarga subito. Se tu fai piccole raffiche, tipo 2-3 colpi, 2-3 colpi, 2-3 colpi, 2-3 colpi, la rosa dei proiettili, cioè, rimane sempre stretta in modo tale da avere più precisione. Questa è una cosa molto utile soprattutto per aiutare chi vuole giocare con determinate armi dalla lunga distanza o dalla media distanza. Questa è una cosa bellissima. Regolate gli aumenti di dispersione per gran parte delle armi. Ora le armi impiegano un po' più di tempo per diventare eccessivamente imprecise nel fuoco continuato. Ok. Cercano di far sì che tu hai le stesse probabilità di colpire una persona dalla lunga distanza, non di ucciderla, ma di colpirla con qualsiasi arma. Regolate i valori del rinculo per impedire troppo rinculo accentuati sulla K, LMG, PKP, SFAR e PP29. Ok. Perciò rinerfano, cioè no, modificano il PP29. Sinceramente la trovo una cosa giusta. Le cose che cambiano effettivamente da un'arma all'altra sono il danno, perché se tu usi la K, usi l'M5 o usi lo SFAR, cambia il danno, cambia il ratio, cambia altre cose come la dispersione, eccetera, eccetera, che fanno la differenza. Però di per sé il comportamento dell'arma rimane invariato. Mirata la precisione del fuoco non mirato per tutti i mitra, in modo da distinguersi meglio da tutte le altre tipologie di armi automatiche. Cioè, che bel aggiornamento che stanno facendo. Continua a ripeterlo. Stanno cercando di far sì che tutte le armi siano simili da utilizzare, ma ognuna abbia il proprio ruolo. Perché il loro ruolo è quello. Il loro ruolo è incontrarti una persona
a un metro di distanza e sparare l'hip fire. Non è quella di dover mirare come la K. Almeno da parte mia la trovo una cosa bellissima. Ridotto il rinculo e la dispersione delle mitragliette leggere per mirare la prestazione nel fuoco continuato. Questo forse dovrei vederlo effettivamente in gioco come si comporta questa modifica, però non ne necessitava proprio bisogno di miglioramenti della dispersione dei colpi nel fuoco mirato, perché le SMG già comunque hanno la loro efficacia. Nuovi miglioramenti al controllo del rinculo di tutte le armi, in particolare delle armi automatiche. Ok, perciò stanno proprio ritoccando tutto quanto quello che c'entra, dispersione dei colpi, rinculo eccetera eccetera delle armi. Affidabilità e danni a corto raggio dell'MCS 880 aumentati quando si utilizzano proiettili a pallettoni o proiettili a dardi. E per ultimo, risolto un bug che consentiva ai proiettili di venire sparati al di sotto del merino del giocatore con lo SFAR e il K30. Non me ne sono mai accorto di questa cosa. Cioè, ho fatto il tier 1 col K30 e non me ne sono mai accorto di sto bug. Ah, ed eccoci qua. A proposito di veicoli, è risolto un bug per cui a volte le armi dei veicoli non infliggevano danni esplosivi in caso di colpo diretto. Potevate lasciarlo questo bug, visto che è così tanto bello da leggere che c'era. Ero così contento. Ah, c'è questo bug, che bello. No, ma aspetta, l'hanno fissato. No! E qua arriviamo al famoso nerf del cannone da 30 mm. Ovvero, stiamo riducendo l'efficacia del cannone da 30 mm dei veicoli terrestri contro la fanteria. Ora si riscalda più velocemente, ha una cadenza di fuoco e danni esplosivi leggermente ridotti. E una riduzione del danno che aumenta con la distanza. Cadenza di fuoco da 350 a 330. Sul riscaldamento per proiettili da 0.13 a 0.14, riduzione del surriscaldamento da 0.5 a 0.475, danni ed esplosivi da 20 a 18. È un nerf che ci può stare. Sinceramente avrei voluto un maggiore nerf sulla distanza. Il fatto è che molti si mettono sopra una montagna, sopra una radura, sopra un qualcosa da distanza e ti sparano col bolt da distanza. Superati tipo una soglia di 100 metri, i colpi non facciano zero danno. Dovevamo fare una roba del genere, però alla fine come nerf ci sta, mi piace. LCA Overcraft, lanciagranate GPL, danni esplosivi ridotto da 55 a 35, e questo cazzo è un bel nerf. 20 danni in meno. L'angolo di fuoco verso l'alto del pod a 40 mm ora è più facile da utilizzare. Eccolo, vedete che c'avevo ragione. Nel cannone da 57 mm del Wildcat. Rimossa dispersione. Munizioni da 12 a 8. Danni da impatto 85-75. Danni esplosivi 70-35. Porca miseria, che nerf gigantesco che gli hanno fatto al Wildcat. Perché il cannone da 57 mm viene usato principalmente per abbattere più ai veicoli che la fanteria da sparare. Cioè, non che adesso non sia utile, rimane utile contro i veicoli. Contro la fanteria tu adesso praticamente non è nulla. Perciò adesso l'unica cosa che puoi fare o essere molto preciso e colpire la fanteria direttamente, oppure andare in giro a cercare solamente veicoli e basarti sui tuoi compagni di squadra a bordo del tuo veicolo per uccidere la fanteria intorno a te. Gadget, granata frammentazione, tempo necessario per detonare la granata frammentazione aumentato da 1.1 a 1.4 dopo il rimbalzo. Danni maggiori delle granate a frammentazione in tutte le modalità del gioco, infliggendo 120 danni e garantiscono un'uccisione anche contro i giocatori corazzati. Finalmente c'è qualcosa per contrastare quelli anche corazzati, Ottimo. Ultima cosa, quantità massima di granata frammentazione incendiaria equipaggiabile ridotta da 2 a 1. Adesso ha senso attivare l'opzione di lanciare immediatamente la granata con il tasto di attivazione, soprattutto su console, che noi dobbiamo premere a freccetta in su, tirare fuori la granata, poi premere R2 per lanciarla. Adesso il tasto di attivazione rapido ha senso. Sensore di prossimità, raggio di individuazione ridotto da 30 a 20 metri, buono. Ridotto il tempo di funzionamento da 30 a 14 secondi. Bestia. Ridotta la quantità di sensori in prossimità che il giocatore può portare e dispiegarne da 2 a 1. Ci sarà molto meno spam a livello di sensore cinetico. Anche se, l'ho già detto altre volte, un nerf che sinceramente vorrei per i sensori cinetici, che vengono sin troppo abusati all'interno delle partite, è quella di far sì che il sensore cinetico venga visualizzato solamente ai membri della propria squadra, non del resto del team, solamente la propria squadra, in modo tale da premiare chi gioca di squadra piuttosto che quello che arriva a caso, si trova il sensore cinetico sotto i piedi e si trova davanti il nemico, no? Battlefield Hazard Zone, risolto un problema che faceva sì che l'ATV Recon delle forze di occupazione comparisse nel momento sbagliato e non comparisse affatto. E qua arriva la roba più bella da leggere in questa patch note. Sfondamento, caleidoscopio, orbitale e clessidra. L'obiettivo di cattura del tetto è stato rimosso. Ora ci sono due obiettivi di cattura, in basso in BT, non so che cavolo significa, grande, e uno in basso piccolo.
L'obiettivo di cattura del tetto è stato rimosso, ora c'è un singolo obiettivo di cattura in basso in BT, grande e in BT piccolo. Ed infine Clissidra, l'obiettivo di cattura è stato rimosso dal tetto, ora c'è bisogno di obiettivo di cattura in basso, e risolto anche un problema a causa del quale i giocatori rientravano in gioco fuori dai confini della mappa. ABT sta per Breakthrough. Finalmente hanno tolto le bandiere da sopra i tetti. Secondo me non andavano nerfate le bandiere sopra i tetti, quanto il fatto di poter chiamare i veicoli sopra i tetti. Quella è la roba più brutta, secondo me, da poter fare all'interno delle partite. Perché io mi trovo gente che chiamava un Wildcat proprio sul palazzo di Caleidoscopio. Anche questo come aggiornamento ci sta. Lo vedremo poi in partita come sarà cambiato effettivamente sfondamento. Per finire, soldato, miglioramenti nello scontro con gli oggetti quando si cammina all'indietro in posizione prona. Ultimo bug risolto è un problema raro che impediva di diventare invisibili quando si rientrava in campo presso un veicolo integro o distrutto. Effettivamente non hanno parlato delle sfide settimanali. Secondo me è un ottimo aggiornamento. Bisogna vedere se effettivamente quel solo nerf del cannone a 30 mm farà sì che il Bolt scompaia. Non che scompaia completamente, però che sia meno abusato da certe persone per camperare a bordo mappa. Vedremo se faranno subito anche l'update numero 4 prima di Natale o dobbiamo aspettare poi gennaio l'update numero 4 con magari l'uscita della season 1. Vogliamo dire che questo è stato il primo update in cui non ha fatto da sponsor Google Translate, perché finalmente è stato caricato prima in Italia l'update. Grazie DICE. Grazie che vi siete ricordati anche di noi poveri italiani. Fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti e bella, ci vediamo al prossimo update.